Es un gran honor para mí estar aquí en esta ocasión. C'è un lago nel cuore dell'America centrale che racconta una storia dimenticata. A un primo sguardo sembra solo acqua e colline, ma se guardi bene noterai che quelle isole che spuntano sono in realtà le cime di antiche colline sommerse. Un tempo qui sorgeva una giungla fittissima, poi arrivò l'uomo con i suoi sogni di dominio e ingegneria. Costruì dighe, scavò la terra e inondò tutto, in nome di un'idea nata secoli prima, collegare due oceani, accorciare le distanze del mondo intero. Ci troviamo a Panama, una sottile striscia di terra che collega due continenti e separa due oceani. Solo 80 km di larghezza, ma abbastanza da cambiare la storia del commercio mondiale. Collegare Atlantico e Pacifico sembrava un sogno ambizioso ma facile, ma in realtà il mondo ha commesso un sacco di errori, fallimenti geopolitici e rivoluzioni molto nascoste. Siamo entrati al museo Emirador del canale di Panama, qui a Miraflores. Qui ci sono le prime chiuse, che sono le più prossime alla città di Panama City. Prima della costruzione del canale di Panama, il territorio panamense era in realtà Colombia. Solo 80 km di larghezza, ma abbastanza da cambiare la storia del commercio mondiale. Qui, dove il pianeta sembra stringersi, l'uomo ha tentato l'impossibile, aprire un passaggio tra l'Atlantico e il Pacifico. Un'opera grandiosa, ma anche una delle più costose mai realizzate, in termini di vite umane. Intanto paghiamo il prezzo, $20. Qua. Biglietto lo abbiamo. Anche la guida in italiano. Siamo venuti abbastanza presto perché vogliamo vedere le navi che passano, chiaramente. Infatti, là in fondo se ne vede una. Qui ci troviamo alle chiuse di Miraflores, le prime chiuse che incontrano le navi che arrivano dall'Oceano Pacifico. Quando le navi sorpassano queste prime tre chiuse, entrano nel piccolo lago artificiale di Miraflores. Dopodiché devono affrontare un ulteriore scalino formato dalle chiuse di Pedro Miguel. A questo punto entrano in un tratto impressionante del canale di Panama. Questo canale, lungo 12,5 km, che è il punto più stretto di tutto il canale di Panama, dove può passare solamente una nave alla volta, in un unico senso. Dopodiché le navi entrano nel lago Gatun e fanno l'ultimo tratto, quello più ampio, per raggiungere le chiuse del Gatun, l'ascensore che le porterà al livello dell'Oceano Atlantico. Ve l'ho fatta facile, ma dopo tecnicamente vi spiego meglio come funziona. Ma facciamo un passo indietro. Da secoli le potenze mondiali guardavano a questa striscia sottile di terra, appena 80 km, come al punto debole del continente americano. Ma qui, dove la geografia sembrava favorire l'impresa, la realtà era ben diversa. Un terreno ostile, montagne, giungle, malattie, coccodrilli. Eppure il sogno restava vivo, tagliare in due il continente, aprire un passaggio tra Atlantico e Pacifico. C'erano in ballo un sacco di soldi. Spagnoli, scozzesi, tutti fallirono. Poi, alla fine dell'Ottocento, arrivò un uomo convinto di poter risolvere il puzzle, Ferdinand de Lesseps, l'eroe del canale di Suez. La costruzione del canale di Panama ha inizio nel 1882. Siamo arrivati al momento clou della giornata. Vediamo la nave che entra dentro il canale di Panama. E aspettate un momento, non è stato Lesseps a creare tutto quello che vi farò vedere adesso, perché lui è arrivato a Panama con la fama di visionario, il carisma di un conquistatore moderno, ma commise un errore fatale, trattò la giungla panamense come il deserto egiziano, voleva scavare fino al livello del mare, come aveva fatto a Suez, ma ignorò chi gli diceva che era impossibile, ignorò la montagna, le piogge torrenziali, il fango, migliaia di lavoratori, migranti caraibici, africani, asiatici, lavoravano con le mani, immersi nell'acqua stagnante, sotto un sole implacabile, e morivano, ogni giorno 40-50 persone, divorati dai coccodrilli, di malaria, di febbre gialla, di fatica. Alla fine più di 20.000 vite furono spezzate. Ma non solo, la giungla ogni notte si riprendeva ciò che gli uomini avevano scavato di giorno. Un fallimento totale. Dopo il disastro francese, furono gli Stati Uniti a raccogliere la sfida. Scelsero una soluzione più realistica, sollevare le navi e costruire il canale a 26 metri di altezza. Ma il progetto era per lo più geopolitica. Infatti, per assicurarsi il controllo della zona, Washington sostenne l'indipendenza di Panama dalla Colombia nel 1903.
Ed ecco quindi che la Canal Zone diviene di fatto territorio americano, quel passaggio strategico, un'estensione vera e propria del loro potere globale. Mi fermo un secondo, ci spostiamo per qualche attimo in un posto molto speciale che serve per farvi capire qual era l'importanza strategica di questo luogo, al di là del canale di Panama stesso. Gli statunitensi avevano un controllo totale, a tal punto che qui avevano istituito una scuola più che speciale, la Scuola delle Americhe, dove dovevano studiare le spie, ma non solo, anche tutti i futuri governanti che dovevano essere messi nelle posizioni più strategiche in America Latina. Una cosa pazzesca. Sergio. Ragazzi, ci fanno entrare. E abbiamo detto che siamo amici de Jorge. Ci fanno entrare. Qui in realtà dovremmo un po' immaginarci le cose, perché come vi dicevamo qui sono passati dei personaggi anche abbastanza controversi, e quindi non è che tutto sia proprio così pubblico e anche ufficiale, insomma, in termini di notizie. Questo, ragazzi, è l'ingresso della Scuola delle Americhe, un'istituzione molto controversa creata dal governo statunitense nel 1946. Dovete sapere che qui, fino al 1981, anno in cui questa struttura è stata chiusa, sono stati istruiti tantissimi di quelli che sarebbero diventati capi di Stato di molti governi sudamericani. Controllati dal governo statunitense, queste persone venivano istruite utilizzando delle tecniche molto particolari. Siamo degli infiltrati nella Scuola delle Americhe, una delle istituzioni statunitensi più controverse mai esistite. E stiamo facendo le spie nella Scuola delle Spie, praticamente. Uno degli scandali emersi da questa struttura a seguito della declassificazione di alcuni importanti documenti militari è stata la prova che qui veniva utilizzato un manuale per addestrare questi futuri capi di Stato, dove venivano descritte molto dettagliatamente tecniche di tortura che violavano qualsiasi tipo di diritto umano. Questo è praticamente l'unico reperto visibile che ricorda il passato di questo posto. Credo che la visita a questo luogo sia stata molto importante per comprendere quello che era il sentimento degli statunitensi, ovvero che questo luogo era di importanza strategica e non solo per quanto riguarda il canale di Panama. Per questo era uno dei luoghi più sicuri del mondo. Ma torniamo al canale. Guardate come si alza la nave. Si vede quasi a vista d'occhio, proprio come un ascensore. Le chiuse vengono riempite con l'acqua dolce proveniente dal lago, dalle montagne e dai fiumi. Quindi questo canale può funzionare e deve funzionare in funzione dell'acqua che è presente nel lago. Il cuore del canale di Panama è un'idea veramente semplice, ma certamente geniale. Invece di scavare fino al livello del mare, si sollevano le navi. Detta così, sembra facile. Grazie a un sistema di chiuse, che sono delle vere e proprie camere d'acqua, le imbarcazioni vengono sollevate fino a 26 metri sul livello del mare, per attraversare quindi il lago artificiale di Gatun, per poi abbassarle di nuovo per farle navigare nell'oceano opposto. Ma questo meccanismo ha un costo invisibile. Ogni passaggio consuma infatti circa 200 milioni di litri d'acqua dolce, che vengono rilasciati in mare. In pratica, ogni transito di nave equivale allo svuotamento di 80 piscine olimpioniche, un prezzo altissimo, soprattutto per un paese che oggi deve affrontare stagioni secche sempre più estreme. Ragazzi, interessantissimo che là in fondo, quella nave che sembra attraccata a un molo, in realtà sta passando il nuovo canale di Panama. Le nuove chiuse, che sono più grandi, perché ricordiamo che queste hanno dato le dimensioni a tutte le navi da trasporto negli ultimi 100 anni. Il nuovo canale è quello che darà le dimensioni alle nuove navi, perché sono più grandi, c'è bisogno di trasportare più merci, e quindi è stato costruito un nuovo canale negli ultimi anni, però le navi sono impressionanti, sono dei grattacieli di container che si muovono. Pazzesco. Le nuove chiuse del canale di Panama si possono visitare facendo un breve coast to coast con il treno, andando a Colón. L'occasione per andare a Colón, che sta sull'Oceano Atlantico, sul Mar dei Caraibi, dall'altra parte di Panama, a ben 80 km da qua, è ghiotta per prendere la Panama Railway, un'importantissima ferrovia che corre lungo tutto il canale di Panama. L'unica ferrovia transoceanica, cioè che porta dall'Oceano Pacifico all'Oceano Atlantico senza cambiare treno né binario né niente. Questo perché sono ben 80 km.
tra un oceano e l'altro. E però compreso nel prezzo del biglietto abbiamo anche la colazione. Tantissima roba, le patatine fritte, ottime da mangiare la mattina. Si parte! Ci hanno detto che assolutamente valeva la pena di fare questo viaggio per via del panorama. Effettivamente ora non si vede nada. Ma è questo per via del fatto che questa ferrovia è stata costruita non senza difficoltà. Pensate che hanno dovuto costruire più di 170 ponti, innumerevoli gallerie e tagliare qualche montagna. Pazzesco. Quello che stiamo attraversando adesso è il lago Gatun, ovvero il bacino artificiale che alimenta il canale di Panama. Qua praticamente hanno costruito un corridoio di terra per far passare il treno. Pazzesco. E col treno che è stato per anni il treno più costoso del mondo per quanto riguarda il biglietto, non è che oggi sia molto economico, ci dirigiamo a Colón. Colón non ha proprio una buona reputazione. Ma ora il canale di Panama non è più sotto il controllo degli statunitensi. E che cosa è successo? Beh, semplicemente che negli anni 60 i panamensi dissero ora basta. Infatti, da decenni, una striscia larga qualche chilometro, che tagliava in due il paese, era sotto il controllo totale degli Stati Uniti. La Canal Zone non era solo amministrata dagli americani, era un territorio militarizzato, con basi, checkpoint, bandiera stelle e strisce e accesso vietato ai cittadini panamensi. Il canale, costruito sulla loro terra, sembrava appartenere a chiunque tranne che a loro. Le proteste esplosero, prima pacifiche, poi sempre più forti. Dopo anni di pressioni, trattative e scontri, arrivò finalmente il momento della restituzione. Il 31 dicembre 1999, alla vigilia del nuovo millennio, Panama tornò sovrana sul proprio canale. Quel giorno, Jimmy Carter pronunciò: "È un gran onore per me stare qui in questa occasione." O almeno, provò a pronunciare un discorso in spagnolo. Non perfetto, forse, ma carico di significato. Le visite alle chiuse del canale di Panama qui ad Acqua Clara comincia con la proiezione di un film. Più di un secolo dopo la sua inaugurazione, il canale di Panama si è evoluto. Il commercio globale cresceva e le navi diventavano sempre più grandi. Così il vecchio sistema di chiuse non bastava più. Ecco che nel 2016 è stato inaugurato il secondo canale, parallelo al primo, con nuove chiuse molto più grandi, capace di accogliere le Neo Panamax. Navi lunghe fino a 366 metri e larghe oltre 49. Un'impresa colossale, resa possibile da una collaborazione internazionale. Tra i protagonisti ci siamo anche noi italiani, con il consorzio Gruppo Unidos por el Canal, guidato da quella che allora era Salini Impregilo, oggi WeBuild. Ma la vera innovazione è nascosta nell'acqua. Mentre il vecchio canale perde circa 200 milioni di litri d'acqua per ogni transito, pari a 80 piscine olimpioniche, il nuovo sistema riesce a recuperarne fino al 60%, riducendo la perdita a circa 30-35 piscine per ogni passaggio. Un progresso fondamentale in un paese, come dicevamo, dove l'acqua dolce è sempre più preziosa. Ed eccoci qui di fronte al lago Gatun. Qui è dove le navi attendono per il passaggio attraverso le chiuse. Ragazzi, mentre aspettiamo che arrivi la nostra nave, che sembra che stia approcciando l'ingresso delle chiuse di Agua Clara, vi racconto una cosa molto interessante riguardo proprio le chiuse. Quelle sono state costruite in Italia e trasportate qui via mare intere e per essere poi installate qui all'ingresso del canale di Panama. Le paratie si chiudono in meno di 5 minuti, molto più rapide di quelle del vecchio canale di Panama. Hanno iniziato a rimorchiare la nave dentro il canale, dopodiché chiuderanno la prima chiusa e quindi la nave si abbasserà di 8 metri circa. Ragazzi, adesso stanno abbassando l'acqua nella vasca, la porteranno al livello della seconda vasca, dopodiché la nave avanzerà ancora una volta, scenderà ancora, avanzerà, scenderà ancora e via al mare. Qui ad Agua Clara abbiamo una grande possibilità: prendere la nostra moto ed attraversare su ruote sia le nuove chiuse costruite dagli italiani che quelle vecchie.
un'esperienza indimenticabile. Questa è tutta l'acqua persa che dal lago ritorna al mare. Vedere quella nave che deve passare questo passo così stretto è davvero pazzesco. Mentre ora questa nave dovrà salire di altri 8 metri per poi affrontare la terza e ultima chiusa che la farà entrare nel lago Gatun, quella sta facendo il processo inverso. Pian piano sta scendendo e potrà passare una volta che apriranno la chiusa che abbiamo appena attraversato con la nostra moto. Guarda come sale. Quei piccoli locomotori li costruisce appositamente la Mitsubishi per il canale di Panama. Possono fare solo loro la manutenzione e costano uno sproposito di soldi, una cosa come 15 milioni di dollari l'uno, una cosa pazzesca. Il canale di Panama è una delle grandi opere dell'ingegno umano, ha cambiato le rotte del commercio, avvicinato continenti, accorciato il mondo, ma ogni nave che lo attraversa lo fa sulle spalle di migliaia di vite, spezzate dal sogno di un passaggio tra due oceani. Furono uomini invisibili a scavare quella ferita nella giungla, a morire tra il fango, malattie e crolli. I loro nomi non compaiono sulle targhe né nei libri, eppure senza di loro questa impresa non esisterebbe. È un'eredità fatta di ferro e acqua, ma anche di silenzio e memoria. Oggi il canale è più moderno, più efficiente, più grande, ma la sua storia ci chiede di guardare oltre i numeri e i record ingegneristici. Ci ricorda che ogni progresso ha un costo e che il vero futuro si costruisce solo se impariamo a non dimenticare chi lo ha reso possibile. Di fatto, questa è l'ultima chiusa, qui c'è il canale e là c'è l'Oceano Atlantico. Bene, fateci sapere se questa dose di mondo vi è piaciuta, lasciate tanti commenti, iscrivetevi al canale. Noi vogliamo ringraziare i nostri Patreon che rendono possibile la creazione dei contenuti su questo canale e anche sugli altri. Non ci resta che dirci, ci vediamo al prossimo episodio qua su Lost in Steps Over.